È pomeriggio, faccio la mia solita passeggiata notturna. Passando per il parco, intravidi dei bambini che insultavano le loro nonne, poveri loro. Non sanno cosa li aspetta. Comunque, tornando a noi. Passeggio finché non trovai un cestino della spazzatura, con dentro un televisore. Era troppo strano che fosse lì, sembrava nuovo di zecca. Decisi di portarmelo a casa e vedere se funzionava. Una volta collegato con il mio cavo HDDio, il televisore si accese quasi per magia. Purtroppo però, prendeva soltanto un canale, ossia quello di Peppa Pig 24 ore su 24. Decisi di mettermi lì a guardare per un po', finché non mi accorsi di avere 147 anni, e quindi morì di vecchiaia all'istante. Questa è la storia di come Peppa Pig mi viene a fare visita ogni giorno alla mia tomba per raccontarmi le sue storielle del cazzo, fine. Quanto narrato è stato trovato scritto nel libro di un signore di 5 anni.